Profumo di vertice, chissà, la Lucchese deve battere il Borgosesia che cala al Porto Elisa in una bella giornata di sole che non fa nemmeno troppo freddo. Occhio e granata Vercellesi e orecchio, ma solo alla fine, alle notizie che arriveranno da Seravezza dove è impegnato il Prato. Monaco rilancia Ricci e Remorini, non c'è Vignali, Lucchese in maglia bianca. Buon avvio della Pantera, aggressiva e determinata. Primo sussulto, punizione tagliata dalla sinistra di Cruciani. Iali, portiere piemontese, ci mette i piedi e respinge. Lucchese avanti tutta che colleziona angoli. Il Borgosesia agisce di rimessa, lo fa sempre in maniera intelligente. Al 25esimo fuori Benassi, il capitano accusa un problema muscolare, dentro Nolè, Meucci scala in difesa, Nolè in mediana. Al 33 ospiti in vantaggio, azione ficcante, calcia Muzzi, Coletta fa il miracolo e respinge, irrompe però Ravasi che infila nella porta ormai sguarnita, gelo sul Porto Elisa. La gara prende una brutta piega, Bartolomei lascia il campo in barella, dentro Pardini, in ospedale poi per controlli Bartolomei, Lucchese pungolate vicino al pareggio al 42esimo, ancora Cruciani su punizione, la palla picchia sotto l'incrocio dei pali, il pallone finisce poi in rete, annullata però per fuorigioco degli attaccanti rossoneri, Fazzi nello specifico, 4 minuti di recupero, si va a riposo con il Borgosesia in vantaggio e partita complicata, in avvio di ripresa dentro Bitep per Remorini, la Lucchese si getta all'offensiva, Borgosesia insidioso quando riparte, al 12esimo Rizzo si presenta tutto solo davanti a Coletta che salva ancora una volta capre e cavoli con la proverbiale bravura, Lucchese generosa ma poco lucida, diremmo sterile. Alla mezz'ora Monaco gioca la carta Tarantino, quasi la carta della disperazione. Lucchese sbilanciata, al 42 ancora il Borgosesia, pericolosissimo, con Ferrandini che mette a lato il pallone del possibile raddoppio. 4 minuti di recupero per le speranze dei rossoneri, che però non hanno avuto né la forza né la lucidità per rimettere a posto una partita che si era complicata già nel primo tempo. Vince il Borgosesia 1-0 e la Lucchese perde l'imbattibilità al Porto Elisa. Si interrompe una striscia positiva di 12 giornate. L'assalto al primo posto svanisce, forse è solo rimandato, e pensare che il Prato ha perso a Seravezza. Esulta il Borgosesia che alla fine si abbraccia in mezzo al campo e non ha rubato davvero nulla.